Oh, ci siamo, ultimo video della giornata, così non vi arriveranno più notifiche per chi del mio canale ha le notifiche. Dopo una bella cenetta, ma veramente un po' senza sedersi subito perché sennò non si digerisce bene. Parliamo in questa ultimo videoclip di oggi di Basket Supercoppa Lega. Sesta e ultima giornata del girone della Virtus Bologna. Oh, innanzitutto diciamo che la Virtus Bologna chiude il suo girone con un'altra vittoria, vincendo a Reggio Emilia per 74 a 72, con i parziali 18-17, 9-22, 25-19, 20-16. Giocatori top 3, Candy Reggiana 17 punti in quasi 25 minuti, Wems della Virtus Bologna 15 punti, quasi 27 minuti. Poi c'è un nome che non voglio pronunciare perché non riesco a pronunciarlo, della Reggiana con 15 punti, comunque un giocatore della Repubblica Ceca, Nazionale Repubblica Ceca. Quindi, con questa partita la Virtus Bologna si assicura il posto ai playoff, quindi penso che saranno semifinale e finale. Vabbè, finale penso in gara secca, non so le semifinali, se andate al ritorno, boh. Comunque, Virtus Bologna che conclude il suo girone, il gruppo B, con 5 vinte e una persa, 490 canestri realizzati, 428 canestri subiti, quindi, insomma, che dire, un cammino pressoché perfetto, a parte la sola sconfitta che poi vediamo è arrivata in casa contro la Fortitudo Bologna per 84 a 86. Nell'altra sfida, che non so se si sta giocando, no, è finita anche questa sfida. Orbene, quindi il girone, diciamolo tutti in maniera integrale, vede il Bologna primo che accede alle semifinali, 5 vinte e una persa. Seconda Reggiana 3 vinte e 3 perse, Fortitudo Bologna 3 vinte e 3 perse, Cremona 1 vinta e 5 perse. Quindi, cari amici, per oggi credo che vi ho deliziato abbastanza. Ci vediamo domani. Vediamo un po'. Se prima che esco di casa faccio già un video, vediamo. E niente, spero che i video di oggi vi siano piaciuti. Ovviamente, quando volete, avete tutto il tempo per andare alla ricerca dei miei video sul mio canale. Quindi, chiudendo il collegamento, ribadiamo, la Virtus Bologna chiude il suo girone, il gruppo B in testa, accede alle semifinali di Supercoppa di Lega con una sola sconfitta e 5 vittorie, l'ultima di queste oggi in casa di Reggio Emilia 74-72. Buona cena, buona serata e buona conclusione di settimana a tutti. Noi ci vediamo alla prossima, a domani. Ciao amigos, ciao!